Allora, riprendiamo quindi questa nostra run. All right, Richard. This is your world. Show me what you're hiding. Eccoci qua, continuiamo l'esplorazione di questo mondo parallelo con The Medium. Beh, qui il percorso è abbastanza obbligato, quindi vado avanti. Graficamente resta una figata, guardate le nuvole sopra. Non son... La cosa che mi dà più fastidio è che non posso cambiare l'inquadratura, come uno di quei vecchi horror, sulla stanza e basta. Però, insomma, su, guardate il cielo, che figo. Schifo. Non so bene se stia consumando energia questa specie di scudo, quindi per il momento lo tengo su abbastanza poco. Infatti. Oh, buongiorno a tutti! Qui siamo sempre con i temi positivissimi di questo medium. Sì, yes, we are playing on Xbox Series X. Sum of all his demons. Allora. Ho risposto. On Serie X. Richard, your father forgot his knife. You'd better go and bring it to him. All right, I'll play along for now. Father, you forgot your knife. Oh, thank you, Richard. You know what? Why don't you keep it? But it's your lucky sì, knife. Siamo dentro i ricordi di una persona in un mondo un po' contorto. I'm leaving tomorrow. What? No. Sì, graficamente, come dicevo prima. So, welcome and thank you for you to watch you this go? First walkthrough. Of ours. And I'll be going with them. We are from Italy, so no, I'll I don't want you stream to mostly in Italian. Sorry about this. How annoying. I don't want to go either, son. But sometimes what we want isn't what's important. Do you understand? When will you come back? Take care of your mother, Richard. You're the man of the house now. No, we're not of Rome. We are from Turin.
Dai. Juventus team, soccer team, City, basically. Those tentacles are guarding something. We need to get rid of them. Okay. Allora. By the sweat of your brow. Okay. You shall rise and you shall fall. Sì, la casa è piuttosto grande, sicuramente non ho messo i beni di famiglia, ma... Allora... Vediamo che cosa c'è. No, medaglia al valore. We do have both, PlayStation and Xbox. We also have Nintendo Switch and... We take no part in the console war. We are for good gaming, most of all. We do not have any personal computer for gaming because we are too poor about it. Okay. Proviamo. Ma non ho più energia. Devo distruggere i... Ah, aspetta, forse però se me lo fa fare. Allora. Ma non me lo fa fare perché non ho più... Non ho energia. Stavo cercando di capire se col coltello posso tagliare i tentacoli, ma non mi dà l'opzione. Di qua non posso più tornare indietro. Ok, qua forse c'è. Thank you for the follow. Ok, let's read it. Ok, we do have the answer. This is this game is in Poland. Sì, sapevamo che era dell'Est Europa, ma avevamo dei dubbi sul paese, questa è la Polonia. Grief. Ma sì, ma io da domani lo drogo. Oh! Benvenuto Slystorm. In questa nostra prima run in Medium. Allora, RT, perfetto. Adesso facciamo boom. Ho trovato la fonte spirituale e stiamo... Abbiamo cambiato completamente ambientazione. Bene, anche lui non ci sta capendo una fava. Hey, Richard. Bet you can't catch me. Sekhmet. What? Hey, wait up! Serichina. Come on, Richard. My arms are getting tired. Almost done.
Ok, quindi questa era la ragazzina che il vecchio diceva a lei: quando ero giovane mi sono innamorato di una che ti assomigliava tanto. Il vecchio? Però la penso abbia paura. Sì, penso sia in soggezione, lì è sicuro. We have two cats, they are learning this day to stay with each other. Come on, Slowpoke! Allora, vediamo questo. Ok, non mi ricordo più i paralletti. Ok, un'altra cosa qui. Here. I'll try to bring more tomorrow. Thank you, Richard. I can't tell you how much this means to me. Questa bambina non mangiava? Sì, diciamo che la Xbox nuova intanto è sostanzialmente graficamente una figata. Consideriamo che Twitch è, no, pieno di limiti, 4K, HDR, l'HDR proprio non lo vedi neanche. E boh, questo comunque non è uno di quei tripla della Madonna che dici. Ok, sono tornata indietro, adesso ritorniamo sulla strada principale. Ah, oh, aspetta. Finisco per perdermi anche io in questo labirinto, dunque. Ok, vediamo se. Di qua. Sì, poi sembra anche un po' morto sto tipo, oltre a correre strano. What is it? Something very important. Promise me you'll keep it safe. No, infatti da uno stream comunque non puoi cogliere tutto. A parte questo gioco che comunque non è esattamente come dicevo un tripla. Però lo stream purtroppo è traditore di quello che è effettivamente la potenza di una console. This way, silly. Colpa di Twitch, ma ormai è talmente famoso Twitch che non usi. Non vai a usare altri supporti, anche se dovessero crearne sarebbe. Sì, come dice Jumpy, lo streaming è 1080 massimo, qui comunque noi la vediamo in 4K, già solo questo. Over here. Si sentono solo le voci. There you are. I was afraid you'd get lost in there. Me? I've Guardate che been waiting here figata. for ages. I was starting to get bored waiting for you. Hey. Hey, you see that? A storm's coming. It's a big one. We should probably go. Same spot tomorrow? I'll be there. Vede più niente. Cute, Richard. Real cute. No, non ha So, una where do sua we go cam, from infatti here? ne compreremo una da computer da metterci. Però la streamiamo senza, tanto l'importante è sostanzialmente il gioco che non le nostre belle facce. Quindi per ora andrà così. Allora, quindi noi ci siamo fatti il trip dentro questo quadro. Che adesso non ha più niente da. Oh, qui però è comparsa una bara. Io vi drogo a tutte e due domani. Sono un po' paralizzati. Boh, vediamo cosa succede. Questa è la hall. I can feel something's not right. Beh, tipo il posto in cui sei non è giusto, tipo non è molto rassicurante.
Allora, PS5 o Xbox? Io sono una fan PlayStation da sempre. Lui è un fan Xbox da sempre. E abbiamo anche una Nintendo Switch, però capisci che al lancio non è che possiamo spendere migliaia di euro per comprare due console. Quindi abbiamo insieme deciso di cambiare prima la Xbox. Questo perché? Per due ragioni principali. Io adesso non so più dove andare, tra l'altro. Allora, per due ragioni principali. Una è il servizio. Sicuramente l'avrei sentito mille volte, ma il Game Pass è una figata della Madonna. E PlayStation, ovviamente, c'ha troppo la puzza sotto il naso per pensare a un servizio simile. Avevano creato quella specie di merdina che hanno chiamato PlayStation Now, ma in realtà giochi in streaming, quindi non sono giochi tuoi, mentre qui comunque in realtà sono salvati sul tuo hard disk. Giochi in streaming dei giochi che normalmente non giocheresti mai, sostanzialmente. Non ci sono prime uscite, non ci sono... Certo, se vuoi farti la run di Silent Hill al primo capitolo perché te lo ricordi dagli anni che furono e vuoi fare un ripasso, ok, puoi farlo perché c'è. Però, tipo, noi ci siamo fatti tutti... Cos'era i Mortal Kombat? Perché io alcuni capitoli negli anni me li ero persi. Però. Mentre invece il servizio Xbox ti permette di scaricarti tutti i giochi, le loro esclusive solo, le loro esclusive già al day one, mentre molti altri comunque entrano. E un'altra cosa è che se ne dica, proprio a livello di potenza, Microsoft ha fatto una console più bella. Non sono valori enormi, che tu dici c'è una differenza netta, però è qualcosa. E quindi, tanto per doverne scegliere una, è stato deciso. Abbiamo deciso noi di scegliere questa. Ora però non so più come andare avanti. No, non va più su. Lo so, è tutta sta roba libera ricevere dai suoi demoni, ma. Mi sono un attimo bloccata. Niente, torniamo di nuovo indietro. Com'è questa stanza sembra completata. Così lo volete più scuro perché ho il superpotere dell'intuizione attivo. Ah no, aspetta, l'ho trovato di qua. He's someone who can take care of us. But I can take care of you. I promised Dad I'd protect you. I know, honey. And he would be so proud of you. But sometimes a brave heart is just not enough. Praticamente la madre va a risposarsi dopo che il padre è morto. Quando il padre è morto, prima di andare via, ha detto al bambino: occupati di tua madre. Ok, grazie mille per i beat intanto. Qui andiamo avanti che finalmente ho trovato la strada. Ci sono i mostri però. Allora. Mi sa che dobbiamo proprio andare contro quella roba lì. Sì, datti una calmata. Questo deve essere nuovo va. You know which one. Yeah, real specific. Devo portargli quella cosa, sai cosa voglio? Devi portarmi quella cosa, sai cosa voglio? Già vedo una cinghia appesa. Allora. Ok. Sì, sembra fatto di pelle umana. Probabilmente la pelle del bambino. Proviamo a vedere se è questo quello che vuole. Oh, what? You want a bedtime story? I'm not your goddamn mother. Ok, non era questo che voleva.
Sì, questo è più facile. Proviamo. You calling me a shrunk? Get the hell away with that! Real fucking charmer, that one. Mi sa che lo devi provare una per una, perché mentre ne hai uno non te lo fa fare. Hurry up! Oh, you little shit. I'll teach you some respect. Ok, praticamente gli hai portato la foto del matrimonio di tua madre col tuo vero padre e lui penso che se la sia un attimo risentita. Ma quindi cosa devo fare? Cioè, non vorrei che qualcosa mi uccidesse. La sedia non c'è più. Quella roba che luccica. Ci ho provato già, ma non vedo niente. C'è qualcosa ancora da fare qua. Quindi dici che devo farmi picchiare? Penso che questa sia la soluzione. Da lì sotto. No, l'ho già vista. Sì che mi colpisce, mi ha anche ucciso. No, non c'è l'audio in italiano, soltanto subata questo gioco. Beh, non è esattamente un AAA come dicevo prima, quindi. La traduzione non è fatta male, sì. Allora, quindi sono appena entrata di nuovo in questa bellissima foto. Vedi che si chiude la porta. I need you to bring me that thing. You know which one. Yeah, real specific. Guarda che non si sente a suo agio. La gattina non ha ancora esplorato tutta la casa, ferma in una stanza, quindi. Hey! You put that down, you little thief! You hear me? Sto avvenendo sette. Stava venendo Seth, adesso è rientrato. Chiama Seth, tira fuori dell'alluminio, lui viene. La pipa, forse è questo che vuole. Vai, vai. È difficile separarli adesso i gatti, perché c'è Seth che non vede l'ora di giocare con lei, ma lei che gli ringhia. E Jumpy sta cercando di portarne fuori uno mentre io gioco, perché così se si picchiano. E niente. Seth non voleva andare via. Allora, niente, a sto uomo non piace niente di quello che non gli portiamo, è veramente fastidioso. Stavolta sono partita da questa parte della stanza, gli ho portato un portaggioli e una pipa, ma una fava. Dunque. Perfetto, riportiamogli la foto del matrimonio.
like his mother. Ma tua sorella. Oh, you little shit. I'll teach you some respect. Questa stanza non mi permette neanche di correre. Non ho più energia spirituale, quindi non posso fare un muro. Stanza non posso uscire. Oh, mi ammazza senza pietà adesso di nuovo. Posso anche parare all'attacco, ma non capisco cosa devo fare. Oh, così! Praticamente sparisco. Ungrateful little fuck! Get the hell away from me! Gladly. Povero cucciolo. Ok, abbiamo un sacco di energia spirituale di nuovo. Questa stanza mi sembra che serva soltanto quella zona, quella cosa lì. Non l'ho vista, metto scuro che non ho visto sto ragno. No, infatti pensavo di non poterlo fare. Prima si è esaurito. Mentre venivo su verso la casa. Ok, entriamo in un altro quadro. This place again. But not the same time. Richard. Richard, where are you? I should be going. I'm sorry. It's all right, Rose. We can finish some other time.
Hello? Mi sa che Rosa ha anche l'abbandonato. Richard, come out! Non penso che li faccio vedere, penso che li capisci. Non penso che li faccio vedere i maltrattamenti. Don't worry. I'll keep you safe. I'll keep you safe. Era il fazzoletto che all'andata era chiuso. Sì. No. This isn't funny. Richard! Sto andando. Beh, questo si muove veramente come un morto. I waited for you by the maze. I was afraid something happened to you. I'm fine. I feel like being alone. Are you sure you're all right? I said I'm fine. Hey. If something happened, you can tell me. Just let me. Get the hell away from me! Okay, Richard. I get the picture. It doesn't change a goddamn thing. Say something, Sammy. Niente, in casa proprio non corre. Mommy? What's going on? Shh, listen to me, Richard. Listen to my every word. Ok. Some men will come to our house tonight. But why? What do they want? It's ok. Trucchetto sempre figo. The hell is this? Io... No! Stay away from me! Ancora io che si allunga. Stay back! Get away from me, you bastard! No! No! Let go of me! No, please don't! C'è gente che grida qua. Una soffitta. Là in fondo mi sembra ci sia qualcosa. Any son of Poland who collaborates with the oppressor. Denounces or ok, devo trovare una fonte di energia. Unforgivable crime against the motherland. Swiftly punish. Couldn't have happened to a nicer guy. Capio. This
This is getting tedious. Rose! Where are you? I'm sorry! Era la stella di Davide. Quindi la ragazzina di cui lui era innamorato era ebrea. Esatto. Cioè che lui era innamorato di una ragazzina ebrea, il padre gli ha mandati a morire tutti, poi... Dove sto andando adesso? You took her from me! Niente. Aspetta però, qui... Io ero andata di qua. Ho trovato quella roba. No, è chiuso. Sì. Questo l'avevamo visto. Oddio, i labirinti. Questo l'avevamo visto. Cassato l'ultimo. Ok. Oddio. Piccolo mostro. Non piace per niente. Eccolo lì.
mai che andiamo a lottare contro il mostro gigante. Mi sottovaluti. Sto guardando. Un bambino, ma no, non è un maschio. Help! Forse Richard era piccolo. Over here, kid. Please, mister, I need help. The monster, it's after me. Monster, you say? And what does this monster look like? Sir, there's no time. Hurry, we have to get out of here. It's okay, Richard. Why don't you take a moment to catch your breath? Do I know you, mister? Are you one of my stepfather's friends? No, kid. I'm not planning on making any friends here. I'm here just for you. What? No! Don't come any closer! Don't touch me! I'm sorry, kid. I know you tried to run, to hide. Get your hands off me! But as long as you're here, the beast will always find you. Richard. Per quello che poi dice che è il vecchio sulla sedia a rotelle, sembra vuoto. Thomas being like me, but different somehow. I guess I don't have to tell you. Sì, muoviti ragazzo, Thomas. Muoviti. Who the hell are you? His whole life hiding, hoping they wouldn't find him. I gave him shelter. I gave him purpose. He could have been so much more. Instead, he chose to rot in this godforsaken place. Suffered because of you? The one you preyed upon? Insidiato. Era un pedofilo. Per chi si fosse perso i capitoli precedenti, Richard era un maledetto pedofilo. Oh, shut up! Stop acting like you ever cared about her! She was the light of my life, the warmth of my soul. Your soul has rotted away. There's barely anything left. Now, it's just your sins. I almost feel sorry for you. You're nothing. You ripped me apart. You burned me down and left me in the dark. He's a fiend. A monster. Thomas, what is he? He's the one who butchers the soul, the one who breaks it.
Ma non esiste. I can feel it. Please do it. You don't deserve it. You deserve nothing. Nothing. Do you hear me? Then give it to me. Please. Do not exist. That's all I want. So be it. No, fai schifo. No, fai schifo di nuovo. I'm just the fairy man. Be gone. Boom. Esatto. Perché? This time. Ha mandato via il mangia bambini. It wasn't just a feeling. It was a memory. Had I been here before? Was I a part of the puzzle? This man, Thomas. Was he a part of my own past? Perché non ci fosse stata la ragazza dei ricordi strani, come se fosse stata uccisa in questo resort da piccola, cosa che è ovviamente impossibile, però è tornata sul luogo per capirci qualcosa di più. Adesso lui l'ha chiamata la ragazza della Casa Rossa e ha gli stessi poteri di Thomas, che sarebbe il papà di quella bambina che è stata maltrattata. That girl. It's me. Huh. But it looks like it was taken here. At Neva. Come se lei fosse stata qui. Shit. Abbastanza. Lei non ha nessuna memoria di tutto questo. The red. Era qui perché è stata chiamata da una voce che diceva che aveva le risposte che le servivano. I can feel it out there. Like it's calling out to me. There. In the woods. Quindi usciamo dal resort. E giustamente, per le cose più facili passiamo in un bosco scuro, umido, sporco. Va bene. Passaggio di testimone, faccio giocare Jumpy adesso. Quando tu fai la guardia dei gatti? Ma ciao Vale, grazie di essere qua tra l'altro. Andiamo, facciamo cambio testimone. Andiamo dai gatti. Adesso Nan fa la guardia ai gatti e io vado avanti qua con Medium. Allora, siamo appena usciti dal residence. Ha scoperto che questa bambina che è stata uccisa si è viziata qualche legame con lei. E allora andiamo a cercare risposte. A parte che comunque una chiamata così subito che ti dice che ha le risposte alle tue domande e ti invita in un residence abbandonato non è proprio il massimo. Dice qualcosa. Ha finito il residence, dobbiamo farci stare nel bosco, il nuovo obiettivo. Cartolina, Neva. The Medium, nuova esclusiva per la sua temporanea Xbox. Spunti da Silent Hill, Resident Evil, così. Non si combatte, tutto enigmi. Più risoluzione di enigmi, più che altro. Intuizione. È una medium, quindi riesce a vedere i morti, comunicare con loro. Just tell me if he's okay. All right. Tell him I'll be back soon. This one felt subdued.
Like if someone lit a match in a giant freezer. Anche qui. Potrei riuscire a capire l'ultima chiamata. Allora, qua non c'è niente, niente. Andiamo. Solo un collezionabile e un'intuizione. Andiamo giù. Anch'io voglio la monster. Io ci avventuriamo in questo bosco disarmati. Molto bene. Niwa Nature Park. Ambientato in Polonia. Ci faranno sparire gli organi. Sì. Percorso educativo. Altra cartolina. Ok, qua sono sempre collezionabile. Un cannocchiale. Non mi sembra ci sia niente. Niente. Forte alla fine del XIX secolo. Va bene, quindi la strada è per il percorso educativo. Vediamo un po' dove ci porta. Educativo, sì. Qua di educativo mi sa che non c'è niente. Abbandonato sta roba. Non c'è una persona manca a pagarla. It sounded familiar Vivio. Somehow. Something from familiare. Childhood, maybe? Was it even a place? Or something else? Allora, mostra alberi rari, percorso panoramico. Dove vado? Facciamo. Dai. Iniziamo da qui, poi se non c'è niente andiamo dall'altra parte. Tanto non ha tutte queste strade, eh. Altra cartolina. Quella povera ragazza rinchiusa come un animale. Va bene. Quello non si può prendere. Andiamo avanti. Ok, questo immagino che ci riporta al bivio, così vediamo se non ci sono altri collezionabili. Lascia il mio lungo albero raro, questo qui. Ok, ho fatto praticamente, si ricongiungono i due bivi. Abbiamo fatto quello giusto. Graficamente molto ispirato. Benissimo, sono andato prima. Anche un bell'audio, adesso non so se nella live passa i rumori ambientali. Corbetti. Continuiamo a scendere. Allora. Ha fatti strada nella foresta l'obiettivo. Oggetti. Abbiamo ancora le tronchesie. Torcia. Questo gatto serve per passare il mondo spirituale in alcuni portali. Sempre sti gatti. Qua ne abbiamo due che si stanno ammazzando praticamente, roba. Set. Non dà confidenza. Ah, qua c'è un ponte. Ma non passa.
Passiamo da sotto. Oggettino. Oh. It looks like it rotted from the inside. Putrefatto dall'inferno. In effetti non ha gli occhi. Si fa un po' schifo. Beh, diciamo che sta tipo qui comunque alle palle, però andare ad entrarsi così da sola nel bosco. È determinata a scoprire il suo passato. Un altro. Animali consumati. Come se qualcosa avesse succhiato via la vita. Sì, appunto, non andrei più avanti, però vabbè. Scenetta. C'è pure qualcosa che ringhia. Non è il nostro gatto, no. Ma va, va. You scared the shit out of me, little buddy. Un cagnetto, ci sta portando una scarpa? What you got there? Una scarpa. Oh, hey. Wait. Vediamo se riusciamo ad analizzarla. Vabbè, dobbiamo seguire il cane, immagino. No, no, il cane non c'è. I gatti in casa sono impressionati dalla baia di questo cane. Non esiste il cane. Ma io lo seguo, adesso non faccio nessun collezionabile, seguo sto bestia. Aspetta, c'è qualcosa. Un bagno. Uno yeti distinto. What's wrong, buddy? Aspetta, prendi questa roba. Let's see what we got here. Yummy. Cos'è? Ah, del cibo. Cibo per cane. There you go. Eat up, champ. Degli snackini per il cane. Andiamo da mangiare gli animali pure qui. Andiamo. Beh, adesso ti vuoi sicuramente più bene. You catch a scent? Hey. Per intuizione non da nulla. Anyone in there? Beh, sicuramente qualcuno c'ha. What's wrong, boy? Is someone in there? I'm sorry. I'm so sorry. Hello? I wish I could see you again. I miss you so much. Why did I stay? Why did I let it out? They're all dead. Because of me. Sono tutti morti, è colpa mia. And I'm still here. I shouldn't be. Hey. You all right in there? Un altro personaggio inquietante, sicuro. I can see you. And that means it is it. Chi sarà là dentro, Annina? E va a aprire la tenda. Ok. Puzza di morto.
Of course. What else did you expect, Marianne? Quindi sentiva le voci di una persona morta. Vediamo un pochino. Eccolo qua, bello schifo. I think that's him. After they closed down the resort, did he just stay behind? What is it, boy? Was he your friend? Era un tuo amico. È stato padrone del cane questo? Ok. Ispezione del campo. Lui cosa ha addosso? Prosciugato, anche lui. Rotted out from within. C'è un'entità pesante in questo bosco. Un'altra foto. Cartolina. Potreste vedere il sole, ma sono tutte cartoline di due copie, non so. Questo è collezionabile, non è per la storia. Easy boy. What is it? No! Stay! Ti è andato via, ma adesso lo segui. Francis. Hai indossato Francis? Aiuto. Ecco, ho preso un bastone finalmente. Ok. Ma sì, combattiamo uno spirito con un rametto. Via. Fuggita. Fuck. Scappa dal mostro. Minchia che flash. Alterna il mondo spirituale a quello vero. Farà la mia. Ah, mamma che flash. Scappa. Spero che non ci siano bivi che sono qua. Mia piccola sacca di pelle. 66 minuti e 6 spettatori. 6666. Il mostro ci sta per anche contento. Non la prende? Era bella. Don't leave me here. Corri. Qua stiamo entrando nel forte, quello che era in ristrutturazione. Quanto poi sono bloccate perché cade a pezzi, cade. La sorella. Buchi. Ok. I lose it. Is it gone? Intanto vedermi il castello è fichissimo. Trova l'uscita dalle rovine. Abbiamo un goccio di monster e ripartiamo. Ah. Per forza di qua. Ok, questo qua. Oh, bello. Mi piace di più del resort questa zona. Ah, due strade. Mi sembra che questa sia più piccola. Guardo prima questa, magari c'è qualche collezionabile, qualche trucco. Qualche oggetto da prendere. C'è un tipo in giacca e cravatta lì, No risk.
Sparito. This isn't real. It can't be. Vai, scendi, non c'è più niente, su. Allora, con intuizione vedete delle impronte. Vado di là, ma qua c'è qualcosa da prendere, quindi un secondo. Is that... no. Ah, la cravatta del suo padre adottivo. Allora, all'inizio del forte c'era un bivio, adesso hai fatto una parte, magari tu ti fai l'altra. Sì. Si può spostare sto coso? Sì, da qui. Forza, spingi! Una mano. Anche qui fastidio l'inquadratura fissa, non si vedono le mura da queste parti, se c'è qualcosa da prendere, non c'è niente. Qui abbastanza. Abbastanza ansia qui. È scelta veramente astrusa di usare queste inquadrature vecchio stile. Che belle vocine. Continua a vedere il padre adottivo morto che va avanti per questo corridoio. Non è uno di quei poteri che vorrei comunque in effetti avere a che fare con i morti. Continua ad andare avanti. Una mano. Però non può interagire, solo dove ci sono delle forze spiritiche, vede. Quindi qua è ancora giusto. Mostro. Corri. Muoviti. Sì. Blocca la strada, brava! Andiamo a scegliere da qui. È bloccato. Sì, che poi è trasparente, ma. Come si dice? Gli fai delle barriere normali e lo blocchi. Sì, sì. C'è una porta. Andare? Sì. Allora, tac, abbiamo le tronchesi. Tac. Taglia la catena. Brava. Queste restano sempre le... Abbiamo già usate qua do prima, sono rimaste, quindi... È anche un bell'arma, è una bell'arma, volendo. Prima che ha combattuto lo spirito col tronchetto, forse era meglio usare queste robe qui. Ok, altra porta. Altre tronchesi. Spezza.
Però siamo usciti, siamo persi tutta la parte dietro del forte. Vabbè. Sì, sì, sembrava gigante, sembrava però. Questa roba cos'è? Ciao Massi! Come state passando la domenica? Tutto a posto? Lockdown tight. Ma credo che manchi una leva, la solita leva di sti giochi che manca, ma dobbiamo cercarla. A generator. Wonder if it still works. Of course it doesn't. I think it's out of gas. Qua manca la benzina. Allora, una leva e una benzina. Bravo. Bravo, bravo. Noi qua siamo ancora indaffarati coi gatti, quindi anche ieri volevo streamare un po' medium, andare avanti, invece ci siamo concentrati sull'integrazione di Sekhmet. Benzina. Vecchia tanica, c'è da capire mo se è piena o no. Vado ancora un po' di qua. Di tornare a mettere la benzina al posto, io esplorerei ancora un po' qua, vediamo se troviamo anche la leva, così facciamo un viaggio solo. Come on, Bolt. Don't fail me now. E se tronchesi in sto quadro qua se servono tantissimo. Andiamo di qua. Ah, qua è chiusa. Qua può andare. E poi c'è una strada dall'altra parte. Sento dei brutti rumori. Ah, è là sotto, ok. Con intuizione vedi almeno i contorni, vedi. Bianco, vedi il mostro. Non devi farti vedere. Qua la benzina non puoi prenderla, non c'è. Ok, vediamo se riusciamo a... Sto per passare il pad a Nan perché c'è da fare stilt qui. Allora, andiamo un po'. Vabbè, io provo così, tanto lui è sotto, in teoria. Mica vola, no? Ah, devo anche stare in equilibrio. Va bene. Eh? Eh sì. Guardalo che bello che è. Sì, mi ha visto. Via via. Non dovevo farlo forse... Non devo proprio farlo arrabbiare. Osiride? Io direi che già due... No, ma preso! Ma era sotto, si è teletrasportato o è un altro sto coso? No, è sempre lui, però... E questo è messo... E non c'è una cippa di ninja. Passa, passa. Ti
allargherò come si deve. Non posso fare quello. Fissato che ci devi indossare quello. Sei pronta, Nina? Sì, sì, facciamo un down. Quello continua a seguirci. X. È tipo paparino. Non lo vedo più. No. Sì, lo sento, si vede che si è... C'è nei dintorni. La leva. Ande. Perfetto. Abbiamo la leva e la tanica di benzina. La tanica di benzina non so se è piena o meno. Via. Io odio questi mostri invincibili, annaggia. Sì. Esco quei giochi dove posso combattere. Ok, qua non lo vede. Però siamo dalla parte... Ok. Sì. Quindi. No. Intanto mettiamo la leva. Ok. Ok. The gate's open. Now let's get rid of that fucking thing. Devo mettere la benzina, però non mi fa andare qua. Scusa, lo vedo che qua ci serve la benzina. Ma che fastidio, c'è il puntino? C'è il puntino, ma non... Ok, là sopra. C'era la benzina pure. Ok, hai fatto il mega enigma. Cambio. Sbarazzati del mostro. E questo compito lo lasciamo a Nan. Io li ho tutti e due facili quelli. Ok. Va bene. Tra l'altro sai chi ha mangiato niente oggi di nuovo? Ok, eccoci di nuovo qua. Ok, prendiamo il posto di Jumpy. Allora. Cosa? Tra l'altro mi è venuta un'idea, dopo gliela scoperchio. Vediamo se prende confidenza. No, adesso no, perché c'è Seth dentro. Lascialo protetto, dopo che andiamo via. Ok. Still down there. Aspettiamo, già che stanno così. Come to me. Ma anche no. Shut your fucking mouth! Brava. Wow! Yes. Brava ragazza. Burn, you twisted fucking bitch! Così si fa. Twisted fucking bitch. Allora. Non penso di dover entrare nell'acqua io adesso. Proviamo. Ah, invece... Dunque... C'è un divieto.
L'ho già fatto. Trovo una via d'uscita dalla rovina adesso. Prima qua. Ok. Niente di qua, per forza di là. Cioè, c'è ancora questa scampagnata fra i boschi. What is that? Sounds like... Oh, oh. Testo di... Tristezza. Sadness. Sadness, is that you? Oh, hi, Marianne. Did you find what you were looking for? I was hoping you could tell me. Sadness. I need you to focus. Think back to... Come vedete, la figata è che sopra vedete quello che vedreste nel mondo reale se foste lì. Sotto vedete quello che vede effettivamente la medium. Is this a game? I'm afraid not, hon. This is important. Listen. I know what Richard did. Was he the one keeping you here? Marianne! It's okay. I've sent him away. He's gone forever. Lily. Lily? Used to be your name. Do you remember? All that's happened. Your father. Do you remember him? I remember. Oh, she was so pretty, but so sad. Just like... Capace che lei è tristezza. Lei, Marianne. It must be nice to remember your mommy. I never met my parents. They... We were in an accident when I was very little. I was the only one who made it. It was... Sì, fa impressione questa cosa. I know... That's like ever since my friends. This is a lonely place, Marianne. I shouldn't be here. Maybe you'd be better off somewhere else. Maybe I could send me away. No, Marianne. I can't leave. Not yet. But why? Aren't you afraid of the monster? Visto che io ho visto un sacco di serie TV e telefilm e cagate del genere sui... But it doesn't need me anymore. Tristezza potrebbe essere una presenza residuale di lei, di Marianne. E non un fantasma. When it puts you on, it'll finally be able to leave this place. But it will never be full. It will never stop killing. Then let me send you away. So we can both leave. Now that you remember who you are, I can... No, Marianne. It's not just about me. Vedi. You have to remember the dream, the fire, the red house. Tristezza è sparita. Wait!
What is the Red House? Are you there, Marianne? With me. Secondo me sì. Sì. Lei si chiamava Lily, ma col trauma ha rimosso tutto ed è stata adottata. Lily? Una presenza residuale è una specie di... neanche un'entità, è una specie di avanzo che rimane lì quando ci sono forti emozioni negative in un posto specifico. I really hope you're still out here. I'm running out of options. Ma non sembra una bella casa. Ah già, che qua devo guardare da tutte e due le parti. The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Are you looking for this little girl? Smart man. He's the manager around here, right? Would you happen to know where he is? I'd love to have a word with him. Go away! Or I'll scream! Clever girl. You were here. This was your place. Oh, hey, a eunuch. Someone's got good taste. What the hell happened here? July 27th. 1983. The Gemini case. The investigation is moving along, but I think Rekovich is starting to suspect something. Need to move fast. Tonight's the night. So they knew about Thomas. But how much exactly? Finiamo di esaminare qua sopra. Eccola. Adesso vado a prendermi l'energia. Ok. Andiamo a prenderci tutta l'energia che serve. Ok. Dovrò scendere giù le scale in quel posto strano. Qui. There's something under that engine. Se riuscissi a sollevarlo. This looks like it could lift a pound or two. It's missing a handle though. Mm.
never stopped burning. Qui c'è un ricordo, ma non posso farlo adesso. Vedi che c'è un ricordo. No, non mi sembra ci sia niente. Allora, lì c'è tutto quel coso lì e lassù. Aspetta. Quello lì dice che non c'è corrente. Questo qua. Power's out. Ho capito. Allora. No, c'è qualcosa dentro, aspetta. Allora, forse se... Vediamo un attimo se separando il corpo cambia qualcosa. C'è questa qua che sembra la cosa... Però devo per forza alzarla col motorino. Allora, il punto è che lì c'è il filo della... Solo che non sale. Vediamo se è di qua. Vedi che c'è il filo fuori. Vediamo se fuori c'è. Faccio X ma non mi fa... Cosa? C'era anche qualcosa là sotto, aspetta. Shit. Things unstable. I can't keep it running for too long. Proviamo. Ok. Non c'è corrente. Riproviamo. Forse è a tempo, come dice. Cosa? Ok, proviamo così. Forse anche di qua si poteva passare.
aspetta. Ok, sì. Ok, ora sì, non volevo che mi cadesse in testa il motore. Sarebbe stato splash. Ok. Then I knew. This was the place. The answers were right in front of me, buried in the ashes. There's got to be something left. Oddio, la situazione reale della Casa Rossa è piuttosto critica, effettivamente. When you hear them squeal and you smell their bodies burning, you'll tell me everything. You beg me to listen. There were children inside. Was she? Non mi serve niente l'arma. Sì, e poi? Prendi la lettiera e portala di là. Boh. Sette pesa quasi 5 kg, secondo me gli ha superato di là un po'. Ok, a posto, ciao. Allora, dunque, dobbiamo superare questo problema. Superare. Come facciamo? Allora. Di qua va. Ah, un altro ricordo. God damn freaks. You think you're so special? You'll burn just like the rest of us. Jesus. Wow. Who the fuck is that guy? Allora, io non so bene cos'altro posso fare. Ah, di qua c'è una strada? No. No, si ritorna nel capanno. Ispeziona una casa bruciata. Proviamo. When you hear them squeal and you beg me. C'è qualcosa.
okay. Ricordi della... Let's see who you really are. You fuck. Locked up tight, huh? You wanna give it a go? Be my guest. This one's all yours. I'd like to think I'm more of the brains of the operation. Hey, I got an idea. Why don't we... Or hats? Yep. Word two, I guess. Right. What do we have here? Fuck. I knew he was trouble. Security service. Shit. That's no way to talk about a government agent, comrade. Oh, okay. Ciao, Drago. Questo gioco è... Stiamo cercando di racimolare dei pezzi. Graficamente è sempre spettacolare, la trama è un po' intricata. But I do. I've spent a lot of time getting to know you, Thomas. In fact, you're kind of a pet project of mine. Oh yeah? What's my speedo size? Funny guy. Oh, I love this one. You like it too, comrade? Fuck you. Siamo in Polonia, compagno, perché erano tutti comunisti. It's called What Makes Thomas Tick. So, the Nazis found you in Warsaw when you were, what, 3 years old? Oh, they were gonna kill you, but they didn't. No, they saw your potential and wanted to harness it. But then... War's over. In comes the heroic Red Army, and they locked me up for years. Fucking savages. They do important scientific research. Find out what it is that makes you special. What is that exactly? Ask your mom. Sì, risposta, non mi senti. You enjoy it, don't you? Hurting people. Like those Drago, smetti. What were you? 18? Ma adesso è che sto puntando a fare i 10.000 euro al mese come certe influencer qua su Twitch, quindi mi devo allenare. Stick around. We'll give you a live demonstration. And there you were. Free at last, but always on. L'hai spostato tu, senti. And look at you. Lei lo sta cercando. But you had to use this power use again. And on who? Best friend Richard. He had it coming. Yes. I know you want to revenge, I understand. I would do anything for Richard gli ha sostanzialmente violentato la bambina di 13 anni, quindi se l'ha andato a prendere anche nel mondo parallelo. Yes. How much pain would you endure to keep them safe? What would you sacrifice for them? Your freedom, maybe? Let me go, you piece of shit! That's what I thought. I'll let you go. But first, I want you to tell me all about... Io non voglio, non mi sta antipatico, Thomas. ...powers of yours. Then earn it! Come on! Enough of this sissy shit! Hit me! I thought you'd never ask. Get some rest, Thomas.
The next time you wake up, risposto come il gioco. The real pain begins. Wake up, sleepyhead. Time's running out. What did you do? Here. Sleep yourself. No! You're sick! Fuck! Let me out of here! Let me out! Quella è la casa in cui vivevo con la famiglia. You show me now! Ok, gli sta mostrando i suoi poteri sostanzialmente. Questo però è un flashback in realtà. Siamo con lei e abbiamo trovato l'accendino. Quindi gli ha bruciato la casa davanti agli occhi. Sì, per farlo parlare. Ok, thankfully, this has a way of messing with the time flow. I still got a chance to save them. All work and no play, are you, Henry? All right. Let's see what makes you tick. No way across. Guess I'll just make my own. Figata sto potere. Non ce l'avevamo prima. È lui che probabilmente si è un attimo incazzato. Fuck. Ma abbiamo... Cioè, io ho il forte sospetto che lui sia il papà vero di Marianne. E Marianne si è dimenticata cosa è successo da piccola, ma Marianne sarebbe la Lily che è stata violentata dall'amico del padre. Poi quelli del comune, i comuni si sono venuti a prenderlo perché sapevano dei suoi superpoteri. Probabilmente farà una brutta fine anche lui. Giovane Padawan. Sì, è un po' lento a muoversi sto qua, però vabbè. Anche le corsette le fa tipo... Corre tipo me, quindi... Corri, Forest! Sì, rispetto alla protagonista ha un sacco di poteri interessanti, certo. Ok, stanza dell'interrogatorio. There you are. At least the part of your master. Ah, quindi praticamente lui va a cacciare il bambino che c'è dentro di te. È un po' un... macellaio. Beh, macellaio pensavo peggio in realtà. Do you know why you're here? I'm not playing your games, Henry. Don't call me that. The agency was led to believe you've been stealing meat from the working people of the Republic. Ah, per questo. Where would they get that idea, I wonder? Beh, va già bene che non abbia venduto carne umana dai suoi cadaveri. Non sarebbe il primo. Let's just get this over. Poi nella guerra era... Given your line of work, you had ample. Sicuramente di molti non lo sappiamo, ecco. Qualcuno si sa, qualcuno no. It is a crime against the people. Ma anche prima, anche Sweeney Todd, il personaggio storico reale, era molto amico della vicina di casa, che non era Ellen Bolan Carter, ma era una macellaia. I'm e molta sorry, carne andava via così. Henry.
Ah, si è aperta la porta, possiamo passare di là. Domani vi drogo tutte e due, vedrai. Ha imparato a soffiare, bravo. Non deve soffiare. Hop hop. Un passino, due passini. Dai, che dobbiamo salvare tutta la tua famiglia che sta bruciando in una casa. Muoviti. Capito che è una distorsione temporale per cui il tempo in realtà non passa nel mondo reale, però che cavolo. Shit. Si è rimesso nella sabbietta. Ah, ma ha soffiato a lei? Prima volta che soffia lui, eh. Ah. Il bello del comunismo, eh? Stesse cose per tutti e quindi... Per modo di dire, ovviamente, perché c'era sempre chi era più uguale degli altri. Belli gli esseri umani. Non so se è una porta o se è un ricordo o qualcosa di... Di qua non posso andare. Bad boy! Shit! I know you're here. There you are. There you are. Bad boy. Fuck. Fuck. No, ho esaurito lo scudo. There you Shit. Are. Fuck. Aiuto. Fuck. Di qua sotto devo passare. Fuck. Dai, non uccidermi. Devo usare meglio lo scudo. Come here. Togliere set dal cibo di Katie, di Seki. È sempre così, sto casinando. È minuscola. Io non vedo l'ora che mangi. È minuscola. Ma non lo prende. Aspetta.
preso l'energia. Dice mano ferma verso delle fibre, verso il posto. Where are you, boy? Corri, corri, Forest, corri. Ok, sono a pezzo iniziale, adesso faccio saltare sta roba. Qua con due gatti l'allergia mi è salita a livello proprio esponenziale. C'è Seth che sta riannusando tutto quanto nella stanza. Talmente guardingo probabilmente che... Oh, che schifo. See how easy it is when you do as you're told. Henry, è la storia di quello lì che ti sta bruciando casa. Ah, quindi praticamente quello che c'è nell'interrogatorio è lui che interroga suo padre, sostanzialmente. Cosa? La carta d'identità. Mira, non ci va. Di qua sì, non apre la porta, ma apriamo questa di qua. Qui c'è la roba che abbiamo già visto. You want me to feel sorry for you, Henry? Sì, ma è diversa la stanza. Chiudiamo qua? Va bene ragazzi, per ora chiudiamo qua. Io direi che stasera facciamo ancora un po'. Dalle 21.30 probabilmente. Tra le 21.30 e le 22 probabilmente ci ritroverete di nuovo qui a streamare ancora un po' per questo fichissimo gioco horror. In realtà sembra scritto molto bene, per quanto appunto il gameplay effettivamente non vada a rinnovare niente del genere. Però è assolutamente piacevole e godibile. Vi ringrazio per averci fatto compagnia e quindi vi auguro una buona serata.